L'Aula Open Challenger ha vinto di nuovo un campione italiano, oltre 22.000 spettatori. Non potete essere altro che soddisfatti per una settimana di questo livello tennistico e di questo livello per tutta la città. Beh, in questo momento direi che ha vinto Genova. Genova aveva bisogno di una scossa, lo sport riesce a generare grandi emozioni. Purtroppo non restituisce la vita a chi l'ha persa e ne ricostruisce i ponti, però dà speranza, è sinonimo di voglia di reagire. Oggi un campione italiano che ha combattuto tutta la settimana e ha vinto una partita straordinaria contro un campione consacrato, contro Dustin Brown, dà grande fiducia a tutte le nuove generazioni anche per un futuro più roseo di Genova. C'è stato un momento, raccontava durante la premiazione, in cui vi siete chiesti se fare o no questo torneo. La tragedia che ha colpito Genova è ancora purtroppo negli occhi di tutti, ma che cos'è che vi ha dato la spinta per dire sì, lo dobbiamo fare per forza? Ma guardi, con grande sincerità sono state le istituzioni. In una situazione di questo genere non si può pensare di avviare una manifestazione di questa dimensione senza il pieno consenso delle istituzioni. Sapendo anche che si chiama un super lavoro le forze dell'ordine e i vigili del fuoco in un momento nel quale si devono dedicare a cose più serie. C'è stato un consenso unanime, tutti hanno detto Genova deve andare avanti, Genova deve dimostrare di essere attrattiva, Genova deve dimostrare di poter essere raggiungibile. E cosa c'è di più bello che ospitare 79 atleti da 23 nazioni diverse? Il pubblico, gli atleti, questi super campi, c'è chi dice che Genova potrebbe fare anche un passo in più, insomma, liberarsi dal challenger e entrare addirittura nei tornei maggiori. C'è questa ambizione, è ancora presto per dirlo, oppure si sta già lavorando per fare qualcosa di ancora più grosso? Ma i nostri sponsor ci invitano a crescere, lo sponsor, il main sponsor lo ha detto alla cena di inaugurazione, lui vuole che cresciamo, ovviamente. Non è solo una questione economica, è una questione di strutture ed è una questione di capacità di poi poter proseguire l'evento nel tempo. Noi sappiamo che su questo livello di torneo abbiamo giocato 16 edizioni e in ognuna siamo cresciuti. Non vorremmo fare il passo più lungo della gamba. Noi, nonostante siamo genovesi, buttiamo volentieri il cuore oltre ostacolo, però in questo caso il salto è veramente importante. Col cuore lo vorremmo fare, ci stiamo pensando seriamente e speriamo in qualche anno di trovare tutti gli ingredienti per poter spiccare il volo. Il segreto è la squadra che c'è dietro questo torneo, oltre 250 persone che lavorano tutti gli anni per portare qua i giocatori, il pubblico, ma per far vivere a tutti una grande settimana. Non si fanno 16 edizioni, di cui 12 con lo stesso comitato organizzatore, senza una grande squadra. Io amo dire che sono il portavoce di questo gruppo meraviglioso, fanno parlare me perché sono il più vecchio, ma la forza è realmente la squadra, grazie. Andrea Fossati finisce l'Aon Open Challenger, è il fiorellocchiello per noi genovesi, per Genova, per la Liguria, un fiorellocchiello anche a livello nazionale ancora una volta, oltre 22.000 spettatori, un tennis di altissimo livello, questo è davvero un torneo eccezionale. Ma è incredibile, un torneo eccezionale in un periodo molto difficile per Genova, come ha ricordato il presidente del comitato organizzatore, avevamo qualche dubbio all'inizio, ma alla fine è andato tutto in maniera splendida, una settimana di tempo incredibile, un numero di pubblico oltre le più rose aspettative, una finale bellissima, con un italiano a vincere, con tutto lo stadio che canta l'inno nazionale. Credo che la Genova Sportiva e il tennis abbiano ancora una volta fatto vedere quanto questo sport può essere d'aiuto all'intera società civile. Uno sport che poi per noi genovesi, per noi liguri, sta iniziando ad avere parecchia importanza. Intanto Fabio Fognini è sempre lassù nei primi 20 del mondo, c'è Lorenzo Musetti che ci sta portando in giro per il mondo. Ma qual è il segreto di questa Liguria che ha il secondo miglior torneo italiano, ha il più grande talento a livello nazionale e continua a mietere successi anche nelle categorie giovanili, che forse per il presidente regionale è anche un po' la cosa migliore? Ecco. Guarda, hai già detto tutto te, ma è una storia che viene da lontano. A Bordighera è nato il primo circolo d'Italia nel 1893. Questa è una regione dove si gioca tantissimo a tennis, che ha sempre prodotto grandi giocatori, grandi dirigenti. Una regione dove il rapporto tra tesserati e numero di abitanti è il più alto in tutta Italia. C'è grande voglia di tennis, grande passione,
Ci sono un gruppo di imprenditori che io non desidero sempre continuamente ringraziare, che ci hanno permesso di fare la Davis, la Fed, il Challenger tutti gli anni, la Serie A che gioca nei due circoli principali, maschile e femminile. C'è tantissima attività per cui il tennis è uno sport protagonista in regione, uno sport che ci darà ancora grandi soddisfazioni e che io e i consiglieri di comitato vogliamo dedicare ancora con grande passione le nostre energie, perché tutti questi appassionati se lo meritano. Torneo straordinario, una settimana straordinaria, una finale dominata, te l'aspettavi così Genova? Sì, mi aspettavo un bellissimo torneo, mi hanno detto tutti che è sempre stato bellissimo, io l'ho fatto solo una volta prima di questa e non era andato benissimo, però veramente è stata una settimana fantastica, il pubblico mi ha aiutato veramente tanto. E niente, mi hanno supportato, io ho giocato sempre meglio partita dopo partita, ho avuto momenti difficili, soprattutto il secondo e il terzo turno, ho dovuto salvare match point, però sono riuscito ad alzare sempre il livello, arrivare fino a qua e giocarmi una finale spettacolare. Una vittoria con una dedica particolare oppure una vittoria solo tua? No, io la dedico al mio maestro perché è lui che mi ha creato, se sono qua ovviamente è solo merito suo perché è l'unico che ha creduto in me, è inutile dirlo, lo dico ogni volta, però è così, ogni volta prepara la partita in maniera fantastica e veramente devo tutto solo a lui e poi alla mia famiglia che mi sostiene sempre.